Grazie, sono venuta veramente molto volentieri qui oggi e ho ascoltato con le spiegazioni in realtà di Bianchi di Castelbianco la tua relazione, quindi abbiamo ho avuto una doppia interpretazione e devo dire che questi due ultimi filmati parlano da soli, insomma, sono così commoventi e pieni di speranza devo dire che abbiamo lavorato moltissimo sull'autismo, lo stiamo facendo credendo fortemente che dobbiamo dare una risposta articolata e multifattoriale, non una risposta univoca, ma un insieme di risposte che mettono al centro di un'azione integrata il bambino, l'adulto, quando poi il bambino diventa adulto, e la sua famiglia. E per questo è uno di quei momenti rari nella vita di un ministro, quando si viene a fare il consuntivo delle cose fatte e c'è molta soddisfazione. Credo che veramente siamo ad una fase di svolta, non solo per questa patologia, ma per molte altre, nell'approccio che il sistema sanitario nazionale vuole e deve dare, e soprattutto deve essere un approccio uniforme sul territorio nazionale, che è uno degli altri aspetti che ci preoccupa moltissimo. Nei nuovi LEA, che sapete sono stati finalmente ormai sono alla Camera dei Deputati, quindi abbiamo ormai, lo chiedo a Paola che è qui di fronte a me, questione di giorni, e hanno avuto un lungo percorso, ma introducono due nuovi elementi che vale per tutti. Innanzitutto il fatto che per avere dei nuovi livelli essenziali di assistenza non bisognerà aspettare altri 15-16 anni, ma che ogni anno verranno aggiornati. Quindi c'è un comitato LEA, una commissione che controlla le terapie e le prestazioni alla luce delle nuove scoperte scientifiche, e quindi non soltanto abbiamo inserito l'autismo nei LEA, ma abbiamo anche predisposto un meccanismo che vale per l'autismo ma per tutte e anche per tutte le altre prestazioni sanitarie su cui interveniamo, che verrà aggiornato ogni anno in base alle nuove scoperte, alla ricerca, all'innovazione. Questo credo che sia estremamente importante. Abbiamo investito 800 milioni di euro su queste nuove prestazioni, che è una cifra considerevole e che è una cifra che ci permetterà di agire in modo sinergico su tutto il territorio nazionale, ovviamente non 800 solo sull'autismo, ma in generale sulle nuove prestazioni che abbiamo inserito. Le principali novità, come voi sapete, sono la qualità dell'assistenza, che deve essere garantita secondo le più avanzate tecniche in scientifiche e in base alle ricerche innovative che vengono certificate, l'inserimento e l'integrazione del minore nella vita sociale in collaborazione con le strutture di assistenza sociosanitaria e scolastiche, e il coinvolgimento della famiglia con interventi di formazione e di orientamento alla famiglia. La famiglia non può essere sola, la famiglia è fondamentale in tutte le patologie, ma questa ancora di più, ed è importantissimo che la famiglia sia diciamo inserita in un progetto terapeutico che deve essere multidisciplinare e personalizzato, e quindi fare gioco di squadra tra le varie tra le istituzioni, ma anche tra la famiglia e i soggetti, tutti quelli che girano intorno al bambino, che è il nostro primo obiettivo. E io dico che questa è sicuramente, diciamo, una grande svolta, a cui si aggiunge il grande lavoro fatto dal Parlamento e ulteriori 5 milioni di euro e l'affidamento all'Istituto Superiore di Sanità di un aggiornamento continuo per quanto riguarda sia le nuove linee guida sia per quanto riguarda i processi di formazione, e credo che questo ci permetterà di dare maggiori risposte alle famiglie e ai pazienti e aiutare anche la ricerca nei processi di terapia e di innovazione che sta portando avanti. Vi voglio raccontare però una cosa che mi è accaduta questi giorni, perché mi ha molto colpito, e ho pensato anche a poi come questa, diciamo, come l'informazione sia importante. Io, bene o male, in questi anni ho tutti i giorni un rapporto con la malattia, non solo questa, ma tante, per cui uno
diciamo, assorbe una serie di informazioni, di cognizioni che ti permettono anche di elaborare alcuni messaggi. Vi racconto questa storia perché forse ci fa capire anche quanto ancora dobbiamo lavorare sull'informazione, su non, diciamo, sul vincere le paure. La prima paura è quella di un genitore quando si trova a doversi confrontare con qualcosa che non va, che è una paura che solo chi è mamma può capire, credo, cioè, fino in fondo. E ero in un, non posso dare per motivi di privacy, non posso dare particolari indicazioni, però mi trovavo in un contesto scolastico della prima infanzia e stavo parlando con delle insegnanti e ho intercettato per caso un discorso, una conversazione tra una mamma e un insegnante, dove questa mamma diceva all'insegnante: il mio bambino ancora non parla, come mai non parla? E l'insegnante le diceva: ma signora, guardi, secondo me non è il vero problema che non parla, ma che il bambino ci sembra che a volte non senta. Bisogna fargli fare una visita perché il bambino non sente bene. Io ho avuto, avendo frequentato tanto le associazioni in questi anni, poi sono andata dall'insegnante e gli ho detto: ma avete qualche sospetto? Dice: guardi, sì, stiamo cercando di spingere la mamma almeno a far visitare questo bambino per l'udito, perché il bambino si assenta a momenti in cui non riesce a essere interattivo, non ha e non può essere l'udito, ha degli atteggiamenti di isolamento, chiusura, insomma, mi fa una descrizione. La mamma era già stata in un centro, ma aveva di fatto rifiutato il primo approccio della diagnosi, e mi si è stretto il cuore, perché da una parte l'insegnante mi ha detto: noi non possiamo fare più di questo, mica siamo medici, non facciamo la diagnosi, noi possiamo solo segnalare un problema, che vediamo che c'è qualcosa che non va. E ho pensato da una parte al dramma di questa mamma che è in difficoltà e che avrebbe bisogno di qualcuno che le parli in modo umano, senza dirle tutta la casistica, le cifre, no? E che l'aiuti anche lei e il padre ad affrontare questo momento. Dall'altra parte ho pensato con ansia a questo bambino, che veramente ogni mese che passa che questo bambino non è preso in cura, non è preso in carico, perde l'occasione di grandi miglioramenti. E quindi questo, per insomma, è un'esperienza che voi avete immaginato, fatto tutti, io soltanto osservando. È un altro lavoro che dobbiamo fare, cioè noi in questi LEA e nel lavoro che abbiamo fatto, 2 anni veramente intensi, con una grandissima collaborazione, e questo darà un risultato sul territorio, e sarà poi nostra cura che il risultato sia uguale in tutte le parti d'Italia. L'altro aspetto è però come segnalare, cioè come preparare chi diventa genitore a questa possibilità, no? A come intercettare i primi segnali. Siamo casomai ossessionate dal peso dei nostri figli e non riusciamo a vedere difficoltà di altro tipo. È molto difficile, molto complesso, ma credo che però sia un lavoro che non è prettamente sanitario, ma che in realtà è molto sociale, e che in questo gioco di squadra tra il medico, il pediatra, le strutture scolastiche, gli asili nido, gli insegnanti, dobbiamo riuscire a mettere in campo, anche con un modello di informazione, cioè cercare di portare sempre più informazione senza creare allarmismi, mandando almeno qualche piccolo elemento che permetta ai genitori di orientarsi quando pensano di avere un problema di questo tipo o di un altro, perché poi può darsi che un bambino abbia altri tipi di problemi. Questa è la prima cosa che ti viene in mente, perché è quella solo di cui senti più parlare, no? Non quella che tu conosci meglio. E quindi, insomma, questo era semplicemente una testimonianza,
Io sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto, però per come sono di carattere, adesso che la norma è attuata e che sono arrivati i soldi, che il fondo è aumentato di 2 miliardi, che ci sono le risorse, passerò il proseguo della mia attività da ministro a controllare che poi queste cose divengano tutti fatti nei territori, e credo che su questo le associazioni dei pazienti siano veramente preziosissime, perché sono quelle che ti permettono di avere il polso e il contatto di quello che accade azienda per azienda in Italia e struttura per struttura. Quindi questa è una collaborazione che io ho trovato preziosissima in questi anni in tutti i settori, e che spesso, molto spesso, è quello che ha fatto la differenza nel realizzare un provvedimento o non realizzarlo. Quindi su questo io ringrazio veramente tutti i genitori, le associazioni, le famiglie, gli operatori, i ricercatori, sperando che anche in questo campo il galoppante lavoro della ricerca scientifica, che ci sta portando tanti bei risultati, tante nuove scoperte, ci aiuti anche a vivere meglio anche in questo settore. Quindi grazie e buon lavoro a tutti.